Ora sì, possiamo partire. Dunque, oggi vediamo un altro esempio sui grafi che ho liberamente tratto da un tema d'esame dell'anno scorso, forse. Analizzeremo il primo punto e se la memoria non mi inganna, questo è stato uno di quelli che ha fatto più strage. Diciamo, perché la costruzione del grafo non è difficile la query, ma bisogna ragionare bene sulla costruzione del grafo e vedremo passo passo come farlo. Il punto 1 è sempre strutturato allo stesso modo in tutti gli esami, quindi c'è una parte di costruzione del grafo dove c'è la query, diciamo, e poi c'è un punto D di solito che richiede di fare qualcosa su questo grafo e in questo caso vedremo una visita che avete visto la scorsa volta. Ok, iniziamo a leggere il testo. Lo trovate già su GitHub, quindi se volete forcarlo e tutto, c'è anche il DB all'interno, questa volta dovrebbe funzionare. Si considera il database EXT Flight Delays, contenente informazioni su aeroporti, compagnie aeree e orari di partenza. Vediamo la struttura che è riportata nella pagina dopo. Abbiamo tre tabelle, la tabella aeroporti che modella appunto degli aeroporti, la tabella voli, ovviamente con una relazione molti a molti con gli aeroporti e una tabella airlines. Quindi si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta di interrogare tale base dati e calcolare informazioni a proposito dei voli tra i diversi aeroporti. Quindi permettere all'utente di inserire una distanza minima x in miglia dentro questa casella di testo e al click di analizza aeroporti bisogna costruire un grafo che rappresenti gli aeroporti collegati da almeno un volo e distanti in media almeno x miglia. Vediamo più in dettaglio cosa significa. Il grafo deve essere semplice, non orientato e pesato. I vertici devono rappresentare gli aeroporti, facile, mentre gli archi devono indicare le rotte tra gli aeroporti collegati tra di loro da almeno un volo. Il peso dell'arco rappresenta la distanza media tra i due aeroporti, calcolata come la media del campo distance di ciascun volo che li collega. Poiché il grafo non è orientato, considerare tutti i voli in entrambe le direzioni AB e BA. Ovviamente l'arco deve essere aggiunto solo se la distanza media è superiore a x. Ok? Quindi abbiamo l'insieme di tutti gli aeroporti ed esiste un arco tra due aeroporti solo se c'è almeno un volo tra questi due aeroporti e la distanza media tra tutti quei voli è almeno x miglia. La parte un po' più complicata è questa. Poiché il grafo non è orientato, considerare tutti i voli sia da A a B che da B ad A. Okay? L'arco collassa tutte queste informazioni in un unico peso. Domande? Buio totale? Partiamo come al solito dalla query. Qualcuno ha qualche idea? Allora, se andiamo a prendere il DB, che ho già importato, sicuramente i vertici saranno gli aeroporti e qui in basso a destra, a sinistra, vedo che ce ne sono 322. Quindi qui forse siamo in uno di quei rari casi in cui la famosa strategia 1, cioè fare il doppio for sui vertici e chiedere al DB se esiste un arco, forse qui funzionerebbe in un quarto d'ora magari. Ok? Però noi siamo bravi e vedremo direttamente la strategia 3. Dunque, sicuramente ci servirà la tabella flights, no? Abbiamo gli aeroporti, ma dobbiamo andare a controllare i voli. Qualcuno mi dà qualche suggerimento? O devo farla io? Vediamo che la tabella flight
se vado a prendere qui il testo, ha vabbè, un ID del volo, ma all'interno ha anche i due ID dei due aeroporti. Origin Airport ID è l'ID dell'aeroporto di partenza. Queste frecce sono sbagliate, non sono messe esattamente sui campi giusti, ma non importa. E Destination Airport ID è l'ID di destinazione. Allora, la strategia 3, chiamiamola così, prevede che in un'unica query mi faccio dare tutto dal DB. In questo caso cosa vorrei avere? Perché se non sappiamo cosa vogliamo avere, è difficile poi fare la query. Io mi aspetterei di avere delle triple in cui i primi due campi rappresentano i due ID di un aeroporto e l'ultimo rappresenti la distanza media, no? Così prendo quei due ID, vado nel grafo e tra i due aeroporti con quei due ID inserisco un arco con peso il terzo campo che mi sono fatto dare, giusto? Allora, gli ID li possiamo prendere direttamente dalla tabella flights, perché li abbiamo qua, quindi posso sicuramente farmi dare i due ID flights.origin, forse mettiamo prima la from, che così magari origin airport airport ID virgola destination airport ID, ok? Così mi faccio dare gli ID degli aeroporti. Se lancio questa qui, la lancio solo per vedere di aver scritto giusto. Sì, ho scritto giusto e qua mi dà tutte le coppie di tutti i voli. Adesso io devo fissare ovviamente aeroporto di origine, aeroporto di destinazione, collassarli e fare la media del campo distance, no? Giusto? Fate un bel sì. Ok? Come si fa? Con una group by, no? Group by. Raggruppo per i due aeroporti. Collasso insieme tutte le righe che hanno lo stesso aeroporto di origine e lo stesso aeroporto di destinazione. Collassandoli mi calcolo la media della distanza, del campo distance. Proviamo a lanciarla. Ecco qua. Non riesco di nuovo a fare zoom, ma non importa. Io vedo che la prima riga mi dice l'aeroporto 157 e l'aeroporto 85 sono collegati, perché ho trovato almeno un volo, e la distanza media di tutti i voli tra questi due aeroporti è 977 miglia, se quello è una virgola, e altrimenti, sì, è una virgola sicuramente. Seconda riga mi dice che l'aeroporto 51 è collegato al 195 con una distanza media di 611 miglia. Va bene? È molto facile come query, è alla fine questa. Il testo richiedeva però un controllo in più. Io voglio l'arco solo se questa distanza è maggiore di x miglia, dove x viene inserito dall'utente. Ora, sicuramente questo controllo lo possiamo fare lato Java, ma perché non farlo direttamente nella query, aggiungendo la clausola di having alla group by. Quindi raggruppo e visualizzo il risultato solo se la media del campo distance è maggiore di, e qui mettiamo un valore, mettiamo 900,
Così escludo tutte le triple dove quella distanza calcolata è minore di 900. C'è un errore. Forse dobbiamo dargli un nome. Sì, bisognava dargli un nome alla media calcolata e poi utilizzarla nella clausola di Ewing. Quindi vedete che qui ci sono tutte triple che hanno come valore calcolato un numero più grande di 900. E questa è la query che ci dà tutte le informazioni che ci servono. Mi sarebbe venuta in mente? Forse sì, forse no. Ripeto, qui forse è uno dei pochi casi in cui anche la soluzione 1, quella di avere un doppio ciclo for su tutti gli aeroporti e poi chiedere al DB se quei due aeroporti sono collegati e con quale peso, forse qui funzionava ad occhio, perché avendo solo 322 aeroporti abbiamo due cicli for annidati che non sono poi così eccessivamente grandi. Allora, prendiamo questa query, la copiamo e andiamo indietro sul nostro progetto base, che ovviamente contiene già determinate cose. Partiamo dal DAO, no? Allora, noi abbiamo fatto questa query qui, ci siamo ricavati delle triple di dati e quindi dovremmo avere una classe per farci dare queste informazioni, no? Come possiamo chiamare queste informazioni? Ogni tripla potrebbe essere la rotta che c'è tra un aeroporto A e un aeroporto B. Quindi mi immagino di avere una classe rotta che abbia tre informazioni, l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di destinazione e la distanza media. Allora vado di qua e dentro il package model, ah, tra l'altro c'era già, meglio, l'avevamo già inserita, abbiamo una classe rotta con queste tre informazioni, aeroporto di partenza, destinazione e la media della distanza. Ok, possiamo usare questa dal DAO per riempire, farci dare le informazioni. Non ce l'avete? Ok, allora non so perché qua ci sia e voi no, non importa, allora la cancello e la ricreo. Ok, ripartiamo, nel package model creo una nuova classe rotta. Dove abbiamo detto abbiamo un aeroporto di partenza, un aeroporto di destinazione e un double che rappresenti la distanza media. Mi faccio generare da il buon Eclipse tutto quello che mi serve, quindi source, iniziamo con i getter e i setter di tutti e tre i campi. Poi il costruttore, eccolo qua, genera, e per ultimo, ma non bisogna dimenticarsene, gli hash code e gli equals, per essere tranquilli che tutto funzioni, semmai utilizzeremo queste classi, ad esempio nel grafo o in altre strutture dati che si basino sulle hash table. Quindi source, generate hashcode equals, e qui non abbiamo una chiave primaria perché è una classe che ci siamo definiti noi, e andiamo un po' a ragionamento,
Quando è che vogliamo due rotte uguali? Quando, secondo me, l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione siano gli stessi. Ok? Noi per costruzione, per esercizio, non vogliamo che ci siano due rotte tra due stessi aeroporti con peso diverso. E quindi leviamo la distanza media dall'hash code e dall'equals e facciamo generare due metodi di eclipse. Quindi qui per costruzione potremmo avere solo delle rotte, una sola rotta tra due aeroporti. Salvo. Esatto, questa è la parte complicata dell'esercizio e poi vediamo perché. Allora, andiamo, il vostro compagno diceva, però questo modella solo in una direzione, mentre noi nel testo dell'esercizio abbiamo esplicitamente detto che l'arco deve tenere in considerazione sia l'andata, diciamo, che il ritorno. E questa era la parte su cui bisognava ragionare un po' di più di questo esame, non era tanto la query, ma era appunto questo punto qua. Allora, mi servirà sicuramente un metodo per farmi dare tutte le rotte, quindi nel DAO definisco un metodo getRotte, ok, dove copio questa query qui e quindi nel SQL, string SQL, vado a incollarci la mia query, che non l'ha copiata ovviamente, tasto destro, copy, la vado a sistemare un po', togliendo i soliti slash r e slash n, aggiungendo gli spazi al fondo, spazio, 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 punto e virgola, e qui al posto di 900 ovviamente metto un punto interrogativo, perché la distanza minima me la darà l'utente. Di conseguenza qui in getRotte mi servirà un parametro, ok? Che mi verrà riempito dal controllore giù fino al DAO. Quindi distanza media, va bene? Dopodiché avrò una lista di rotte, la mia lista risultato, che creo inizialmente vuota, bene, e poi il pattern è sempre lo stesso, quindi mi copio questo try catch qua, e me lo incollo qua, e ora cancello questa roba qua e lo andiamo a riempire come si deve. Quindi mi faccio dare la connection, mi faccio dare un prepared statement, in questo caso devo aggiungere un parametro, quindi st.setInt, abbiamo un solo parametro che è la distanza media, eseguo la query. Eseguo la query e qui all'interno nel while ogni volta mi dovrò creare una rotta, poi vediamo come riempirla e la vado a inserire nella lista result add rotta. Allora, dalla query mi ritornano tre valori, purtroppo questi valori, i primi due valori sono gli ID degli aeroporti, mentre in rotta ci siamo salvati gli aeroporti, ok? Quindi qui è il classico caso dove una identity map è fondamentale, perché io ho solo l'ID e grazie all'ID voglio andarmi a recuperare l'aeroporto che avrò solo creato una volta in tutto il mio programma. Allora supponiamo che come parametro, oltre alla distanza media, io riceva anche una mappa che è l'identity map degli aeroporti.
chiamiamola AID map, virgola. Devo importare la mappa. Poi vedremo di riempirla, eh? Ora la sto solo immaginando. E quindi io, grazie all'ID che estraggo da ogni riga di questa query, vado a recuperarmi l'aeroporto dalla mappa. Airport partenza uguale a id map.get, in questo caso rs.getInt. Magari diamogli un nome un po' più corto qui ai due id, chiamiamoli as id1, as id2, va bene? Così io da qui posso semplicemente dire id1. Mi vado a prendere l'aeroporto dalla mappa sulla base dell'id1 che la query mi restituisce. Faccio la stessa cosa per l'aeroporto di destinazione, id2, e ovviamente qui dovrei, sono abbastanza sicuro che i due aeroporti ci siano se ho riempito bene la mappa. Per sicurezza comunque possiamo controllare se partenza uguale uguale a null oppure destinazione uguale uguale a null, vuol dire che qualcosa non va. E ad esempio potremmo lanciare una runtime exception. Runtime exception. New, sì. Una nuova runtime exception nel caso avessimo sbagliato qualcosa. Viceversa, se i due aeroporti ci sono nella mappa, crea una nuova rotta passandogli i due aeroporti e il peso che ho calcolato qui e l'ho chiamato avgg. Quindi res.rs.getDouble avgg. Salva. Ok. Va bene. Quindi con questo metodo mi calcolo tutte le rotte, per come le abbiamo intese noi, tra due aeroporti. Domande? Bene. Passiamo al model. Adesso abbiamo il metodo del DAO. Passiamo al model. Allora, sicuramente il model avrà il grafo che abbiamo detto deve essere un grafo semplice, non orientato e pesato. Quindi simple weighted graph, ok? Dove i vertici sono gli aeroporti e gli archi sono dei default weighted edge. Grafo. Importiamo un po' di cose. Molto bene. Poi abbiamo visto nel DAO ho utilizzato l'identity map per gli aeroporti, giusto? E quindi dovrò avercela qui nel modello per poi passargliela al DAO. Me la definisco una mappa airport, no, integer airport, chiamiamola di nuovo AID map, identity map del, per gli aeroporti, import, e poi nel costruttore public model vado a crearmi questi due oggetti che per adesso sono ancora null. Quindi grafo uguale new default weighted edge.class. Creo il grafo e creo anche la mappa.
che è una shmap. E la importo. Poi, tipicamente c'è il solito metodo public void crea grafo, in cui andiamo a creare il grafo. Allora, i vertici abbiamo detto che sono tutti gli aeroporti. Se vado a vedere nel DAO, ho già un metodo che mi restituisce tutti gli aeroporti, eccolo qua. L'unica cosa è che non è strutturato per utilizzare un identity map. Allora lo modifichiamo. Quindi, come abbiamo già fatto n volte, passo a questo metodo del DAO la mappa, id map, e prima di creare l'oggetto verifico di non avercelo già nella mappa. Se ce l'ho già, utilizzo quello. Se non ce l'ho ancora, lo creo e lo inserisco nella mappa. Quindi, if la mia mappa.get dell'id, se è uguale uguale a null, lo creo e lo aggiungo nella mappa. Punto put airport punto get id airport. E poi in questo caso lo aggiungo anche a una lista che poi non userò, ma non importa. Altrimenti aggiungo in questa lista che poi non userò, ma lo faccio solo per non stravolgere il metodo, aggiungo direttamente l'aeroporto che posso ottenere dalla mappa. Questo è il solito metodo per utilizzare l'identity map. Identity map. Ok. Torniamo nel... Dimmi? Sì, scusami. Ripeto, ho lasciato questa lista di aeroporti solo per non stravolgere il metodo, ma qui potrei anche definire questo metodo come void ed eliminare la lista, perché tanto poi io di là c'ho la mappa che contiene tutto e non me ne faccio più niente di questa lista ritornata. Però, avanzo anche del tempo a non correggere troppe cose. Posso andare di là? Ok. Benissimo, quindi mi vado a chiamare subito il metodo del DAO per recuperare tutti gli aeroporti. Ovviamente il DAO ce lo devo avere e lo devo definire. Quindi ext flight delays DAO uguale new. DAO dovrò importare. Molto bene, creo il DAO e poi DAO.carico tutti gli aeroporti passandogli la mappa. In questo modo popolo la mappa. Giusto? Poi l'altro passo da fare è aggiungere i vertici. Ho la mappa popolata e posso semplicemente fare graphs.addAllVertex. Sul grafo e qui recupero gli aeroporti dalla mappa values. Grafi aggiunti. Adesso ho tutti gli aeroporti aggiunti al grafo e poi ho un insieme, posso recuperare un insieme di rotte tra questi aeroporti. Allora, la mia idea è ciclo su queste rotte che già contengono l'informazione che ci serve per raggiungere l'arco e per ogni rotta aggiungo l'arco che mi sono calcolato. Quindi for
rotta in DAO punto, come l'abbiamo chiamato, get rotte, a cui devo passare la mappa a id snap e anche la distanza media. Ok, ci siamo dimenticati di un parametro, il creagrafo, quindi dal controllore riceverà sicuramente il parametro distanza media, che poi io passo al metodo per calcolare le rotte. Ok, qui viene l'unica parte un po' complicata, un po' più di ragionamento dell'esercizio, che qualcuno ha già individuato. Cioè, io potrei dire, va bene, ho la rotta, aeroporto 1, aeroporto 2, ho il peso, inserisco l'arco e quindi faccio semplicemente graph.addEdge sul grafo dove rotta.getPartenza, rotta.getDestinazione, rotta.getDistanzaMedia. Ok, magari uno è tutto contento che tutto funziona, non ci sono errori, benissimo, ho passato l'esame. No, purtroppo, perché qui, come dicevano giustamente i vostri compagni, la rotta modella dall'aeroporto A all'aeroporto B, ma non modella dall'aeroporto B all'aeroporto A. Ok? Noi vogliamo collassare tutte queste informazioni in un unico peso e quindi ci dovrà essere un unico arco dall'aeroporto A all'aeroporto B. È scritto esplicitamente nel testo, poiché il grafo non è orientato in questo caso. Allora, come possiamo fare? Visto che il grafo non è orientato, allora potremmo controllare se esiste già un arco tra i due, indipendentemente da qual è il nodo di sorgente e il nodo di destinazione. Se esiste, aggiorno il peso. Ok? Quindi se c'è già un arco tra A e B con distanza media 5, va bene? Supponiamo perché c'era la rotta da A a B. Ora io trovo un'altra rotta, questa volta da B ad A, vedo che c'è già un arco tra i due nodi, allora prendo il peso di quell'arco e semplicemente faccio una media con il nuovo peso della nuova rotta. Se la nuova rotta da B ad A è di 10, farò 10 più 5 diviso 2 e aggiorno il peso. Questo era l'unico trucchetto un po' più articolato. Quindi potrebbero essere diverse, perché potrebbero esserci dei voli che vanno da A e B, A da A a B, ma non dei voli che vanno da B ad A, ad esempio. E quindi la distanza cambia. Se fossero stati no, qui il discorso è, noi vogliamo metterne solo uno di arco, siamo noi che dobbiamo metterne solo uno. Semplicemente fai la media di due valori uguali e il grafo non c'è ancora, lo stiamo costruendo. Cioè, allora, io mi faccio dire dal grafo getEdge. Allora, c'è già un arco tra rotta.getPartenza
partenza rotta.getDestinazione. If edge uguale a null, vuol dire che questo arco non c'è ancora. Benissimo, sono ancora scollegati, li collego secondo la rotta che mi è venuta fuori. Quindi aggiungo esattamente questa riga che avevamo scritto prima. Va bene? Bene. Altrimenti, questo arco esisteva già. Allora io mi recupero il vecchio peso. Peso uguale punto get edge weight dell'edge che ho richiesto. Esiste già, non è nullo e quindi c'è già. Poi mi calcolo il nuovo peso, new peso, che semplicemente sarà dato dal peso precedente più il peso della nuova rotta, get distanza media, diviso 2. E a questo punto aggiorno il peso, non creo più l'arco, ma faccio una set edge weight dell'arco che mi sono fatto dare con il nuovo peso. Qui, se vogliamo, possiamo anche aggiungere una print per vedere quante volte questo accade. Alla fine di tutto mi stampo le mie solite due print line per dire grafo creato, e magari mi stampo anche il numero di vertici. Vertex set punto size e il numero di archi. Edge set punto size. È chiaro qual è il ragionamento? Qui il discorso è per il fatto della costruzione dell'esercizio. Avessimo avuto un grafo orientato, era diverso perché potevamo modellare entrambe le direzioni. Qui abbiamo deciso di fare un grafo non orientato e quindi dobbiamo aggiornare il peso quando troviamo le due rotte invertite. Quindi qui la query era un po' più facile, ma c'era questo pezzettino in più che richiedeva un minimo di ragionamento. Allora, proviamo a testarlo, perché non si sa mai. Ce l'avete già la classe test model? Penso di sì, altrimenti ne create una. Ok. Proviamo a fare un crea grafo, distanza media, 400. E vediamo cosa succede. Ci sono degli errori nel test DAO, perché abbiamo cambiato i metodi per usare identity map, quindi basta commentarli, va bene. E torniamo nel test model. Ecco qua, vertici 322, giusto, perché c'erano 322 aeroporti, 1671 archi
E come vedete, per un bel po' di volte abbiamo dovuto aggiornare il peso. Se vogliamo anche vedere se effettivamente le rotte possono essere diverse, oltre a stampare questo, possiamo stampare anche il peso vecchio e il peso nuovo. Quindi, peso vecchio, due punti, più peso, più peso nuovo, due punti, più peso, new peso. Vediamo se effettivamente cambia qualcosa. No, a quanto pare magari me ne sfugge qualcuno, ma sembra che la maggior parte delle rotte sia uguale sia all'andata che al ritorno. Ma va bene. No, ad esempio qua no. Vedete che il peso cambia. Di poco, ma cambia. Vuol dire che magari da A a B c'è un volo in più rispetto che da B ad A, probabilmente. Domande? Va bene, vediamo come proseguiva l'esercizio. L'esercizio proseguiva così. Permettere all'utente di selezionare dai due menu a tendina due aeroporti, aeroporto di partenza e aeroporto di arrivo, e poi alla pressione del bottone test connessione, due punti. Il primo, verificare se è possibile raggiungere l'aeroporto di arrivo a partire da quello di partenza, sì o no. L'altro punto un po' più complicato, che non so se abbiamo tempo di farlo, ma al massimo ve lo carico poi, stampare un possibile percorso se esiste tra i due aeroporti, percorso nel grafo. Di solito come punto D ce n'è uno solo, tipicamente della difficoltà di questo punto qua, quello che facciamo adesso. Però è facile da fare, ma cercate un po' di darmi qualche idea. Come faccio, selezionati due aeroporti, a dire se posso raggiungere la destinazione a partire da quello di partenza? Ok, una visita del grafo. Una visita del grafo a partire dal nodo di partenza, perché ovviamente se il grafo fosse tutto fortemente connesso, ok, ma potrei anche avere varie componenti connesse, quindi devo partire dall'aeroporto di partenza, visitare la sua componente connessa e vedere se all'interno di questa componente connessa c'è l'aeroporto di destinazione. No? Quindi nel model supponiamo di avere un metodo booleano, test connessione, che riceva magari due ID, e mi dica vero o falso se i due aeroporti con quei due ID sono connessi oppure no. Allora, io ho la mappa, quindi posso velocemente recuperarmi gli aeroporti. Partenza uguale a idmap.get a 1. Stessa cosa per destinazione, a idmap.get a 2. System.get
out.println, facciamo una breve stampa, testo connessione tra più partenza e più destinazione. Vediamo se sono connessi. Ho dimenticato un più. E qui posso scegliere una delle due visite, in ampiezza o in profondità. Supponiamo l'ampiezza. Devo definirmi un iteratore. Ok, airport. E default weighted edge. It uguale new questa roba qua, definito sul grafo, e poi qui dobbiamo dargli il nodo di partenza. Voglio fare una visita in ampiezza a partire dall'aeroporto di partenza. Ho scelto l'ampiezza perché per il punto dopo, che mi dice di trovare un possibile percorso tra i due, se uso la visita in ampiezza, ad esempio, ho una caratteristica in più, che quel percorso sarà minimo. In realtà non è proprio vero, perché qui abbiamo degli archi pesati, quindi no, bisognerà poi utilizzare, se vogliamo trovare il cammino minimo su grafi pesati, bisogna utilizzare gli algoritmi che vedrete domani col professor Corno. Comunque, con la visita in ampiezza si trova un percorso col numero minimo di archi passati, diciamo, da questo percorso. Cambia poco, se la richiesta non lo chiede, va bene anche utilizzare una visita in profondità. In ogni caso, adesso posso visitare e mi servirà probabilmente una struttura dati per tenere traccia degli aeroporti che ho visitato durante il ciclo. E quindi mi definisco un set di aeroporti visitati importo e faccio un bel ciclo while finché l'iteratore ha un next, aggiungo ai miei visitati il next. In cui visito tutta la componente connessa dell'aeroporto di partenza. E poi semplicemente per dire se i due aeroporti sono connessi oppure no, cosa faccio? Vado a vedere nel set se c'è destinazione. Quindi if visitati.contains destinazione, ritorno vero, sono connessi perché fa parte della sua componente connessa, altrimenti ritorno falso. Domande? Sì, di solito il punto D è una roba così, non di più. Cioè, se per il punto D iniziate a scrivere 40 linee di codice, c'è qualcosa che non va, perché di solito si risolve con poche linee di codice, utilizzando una visita in profondità, un cammino minimo, come vedrete col professor Corno, ci sono delle classi che vi permettono di calcolare in due righe il cammino minimo. Tanti esami chiedono di, ad esempio,
stampare l'elenco dei vicini di un determinato nodo, ma la classe, mi pare, Graphs ve lo dà già in automatico, cioè metodo neighbor list of vi dà già i vicini. Magari l'esercizio vi chiede in più di ordinarli secondo un certo criterio, però non più di 5-6 righe di codice. Proviamolo. Test model. If model.test connessione, mettiamo due ID a caso sperando che ci siano nel database. Se ritorna vero, possiamo stampare non connessi. Vediamo se siamo fortunati. Ok. Connessione tra gli aeroporti di Alessandria e Ted Stevens Anchorage International Airport. Sono connessi. Proviamo a cambiare l'ID e vediamo se troviamo due aeroporti non connessi. Connessi anche questi. Vabbè, ora non stiamo lì a provare a caso mille combinazioni, però sembra funzionare. Bene, l'altro punto, un po' più complicato, è simile a quello che avete già fatto, penso nell'ultima lezione, così anche un po' un ripasso, è, oltre a dirmi se sono connessi o no, trovare e stampare anche un possibile percorso tra i due, che io posso fare tra i vari aeroporti per arrivare dall'aeroporto di partenza a quello di destino. Qui, come avete visto, bisogna fare un po' di lavoro in più e in particolare bisogna sfruttare la possibilità che abbiamo di agganciare dei listener all'iteratore di una visita. Agganciare dei listener vuol dire agganciare un metodo che venga eseguito ogni qualvolta la visita attraversa, ad esempio, un arco. La visita attraversa un arco, viene richiamato il mio metodo listener e io lì all'interno mi salvo quell'informazione in modo tale da potermi costruire l'albero di visita e poi dall'albero recupero il percorso. Allora, supponiamo di avere un metodo public, questa volta non mi ritorna solo un boolean ma una lista che modelli il mio percorso, quindi una lista di aeroporti. Trova percorso e di nuovo tra due aeroporti A1 e A2. Allora, queste righe qua sono le stesse, cioè dalla mappa mi vado a prendere i due aeroporti che hanno quelli di lì. Qui non è testo connessione, ma cerco percorso. Qui non uso un set, ma una lista per salvarmi il percorso, almeno nella lista riesco a mantenere l'ordine, mentre in un set non posso farlo. Quindi una lista, airport, percorso, uguale new array list di airport. Ok, devo importare anche ArrayList. Bene. Sicuramente dovrò fare di nuovo una visita, quindi qui replico un po' il codice, si potrebbe fare tutto in un unico metodo, ma per mantenere le cose separate lo replico. Mi copio di nuovo il mio iteratore.
Ma a questo iteratore, questa volta, associo anche un traversal listener. Quindi sull'iteratore definisco il metodo add traversal listener, in cui al volo, preferisco farlo così perché non ho voglia di crearmi una classe nuova, creo una classe anonima, new traversal listener, airport, default weighted edge, ovviamente devo importarla, import, e devo anche definirmi i metodi, perché qui stiamo implementando un'interfaccia che ha questi metodi qua, come avete già visto. Noi siamo interessati in particolare al edge traversed, cioè ogni volta che io attraverso un arco voglio salvarmi questa informazione per salvarmi l'albero di visite. Albero di visite che, come avete visto, ditemi se sbaglio, si salva tipicamente in una mappa, giusto? Quindi nella mia classe model mi definisco anche una mappa, airport, la mia mappa visite, e me la vado a creare nel model, uguale new hashmap airport. Quindi qui modelleremo con questa mappa le relazioni padre-figlio. Dunque, tutte le volte che attraversiamo un edge posso recuperarmi l'aeroporto di sorgente, grafo.getEdgeSource. Cambio il nome del parametro perché arg0 mi fa un po' schifo, chiamiamolo ev. Ev è la cosa che abbiamo attraversato e dall'oggetto ev posso recuperarmi l'arco attraversato. Quindi dal grafo io riesco a recuperarmi il vertice sorgente passandogli l'arco attraversato. Faccio la stessa cosa per la destinazione. Qui era giusto, ma non è get edge source, ma è get edge target. Dopodiché c'è il codice che avete visto la scorsa volta con il professore, non stiamo lì a commentarlo troppo, semplicemente ci chiediamo se la nostra mappa visita non contiene la destinazione e ma visita contiene la sorgente. Questo vuol dire che possiamo modellare la relazione visita.put tra destinazione e sorgente. Dobbiamo anche fare il caso opposto, visto che questo è un grafo non orientato, che semplicemente è l'inverso di quello che abbiamo appena scritto. Quindi mi copio questa if, ma cambio sorgente con destinazione. E copio questa put, ma inverto sorgente con destinazione. C'è un errore.
Questo è sempre lì. Ah, else if, dimenticato lei. Questo fatto una volta è sempre così. A questo punto, dopo aver definito il traversal listener, ma non ho ancora fatto niente però, adesso devo visitare il grafo. Ogni volta che attraverserò un arco verrà chiamato questo metodo qua. Quindi qui sotto faccio la visita. While it.asNext, it.next. In questo caso non mi serve salvarmi niente perché banalmente il salvataggio lo faccio qua. L'unica cosa che ho dimenticato è di aggiungere alla mia mappa visita all'inizio il mio nodo radice. Partenza, che non avrà nessun padre ovviamente, e quindi metto un valore null. Quindi la mia mappa contiene un solo nodo, il nodo radice, faccio la visita e ogni volta popolerò questa mappa con nuove relazioni padre-figlio. Beh, poi avendo la mappa dopo la visita è molto facile avere il percorso anche. Innanzitutto posso sicuramente vedere se i due aeroporti non sono collegati. Perché se la mappa non contiene o uno o l'altro, vuol dire che questi due aeroporti non sono collegati. Quindi se la mia mappa visite non contiene una partenza, oppure la mia mappa visita non contiene destinazione, semplicemente posso ritornare nullo per il momento. Vuol dire che questi due aeroporti non sono collegati. Altrimenti io posso partire dal nodo a cui voglio arrivare e risalire la mappa all'indietro finché trovo il nodo di partenza, le relazioni padre-figlio. Quindi posso definirmi uno step, un aeroporto che è il mio aeroporto step by step del mio percorso, che all'inizio sarà definito come la destinazione, perché nella mappa modelliamo le relazioni da figlio a padre, cioè questo figlio lo raggiungo con da questo padre e viceversa, e così in avanti. Quindi parto dalla destinazione e poi vado su finché non trovo un valore nullo. Anzi, no, non finché non trovo un valore nullo, perché non voglio andare fino alla radice. Mi basta arrivare al nodo di partenza. Quindi parto dalla destinazione e vado su finché non trovo il nodo di partenza. Cioè finché step.equals partenza. Allora, se non sono ancora arrivato, aggiungo al mio percorso il mio step e poi ricalcolo lo step per risalire la mappa. Quindi step uguale visita.get di step. Return percorso. È chiaro il processo? Proviamolo col test model. Allora sappiamo che l'11 e il 297 sono connessi, quindi proviamo a stampare println model.get
trova percorso tra 11 e 2, 9, 7. Vediamo che succede. Allora, qui... Sì, qui il problema è che stampiamo tutti i campi degli aeroporti, quindi modifichiamo un attimo la toString degli aeroporti e stampiamo magari solo il codice, così riusciamo a vedere meglio cosa succede. Proviamo a rilanciare. Allora, io qua cercavo un percorso tra A e X e S U N. Abbiamo detto che partiamo dalla destinazione e veniamo su, quindi è corretto che il primo nodo sia S U N. Non c'è A e X. Ma questo perché mi viene in mente... certo... questo perché quando lo step è uguale all'ultimo, quindi alla sorgente, non entro più nel while e quindi non faccio più questa add. Quindi fuori dal while percorso.add di step per aggiungere l'ultimo nodo, la mia sorgente. Non so se mi sono spiegato. Allora, io qui parto dal fondo. Vado su, ricalcolo gli step. Quando lo step è uguale al nodo di sorgente, in questo caso SUN, mi chiedo, step è equals al nodo di partenza? Sì, quindi non entro più qua dentro e salto direttamente sotto. E quindi questa add dell'ultimo oggetto non la faccio. Allora la posso aggiungere fuori dal while per aggiungere l'ultimo nodo. Vediamo se funziona, poi abbiamo finito. Sì, direi di sì, perché vedete che abbiamo la destinazione SUN e la partenza A e X. Ovviamente se volete il percorso contrario basta invertire la lista. Chiaramente qui abbiamo fatto tutto senza interfaccia grafica, ora l'ultima parte da fare sarebbe collegare tutto al controller. Lo faccio prima di fare commit e push, così ce l'avete. Va bene? Grazie per l'attenzione e ci vediamo in laboratorio.